sull'immigrazione, io direi che questo governo non sta facendo assolutamente nulla di positivo, anzi tutto di estremamente negativo. Non funziona il sistema delle espulsioni, c'è il titolo sopra, come si possa pensare di poter fare le espulsioni di chi entra in maniera illegale nel nostro paese senza un serio reato di immigrazione clandestina, senza i CIE necessari e fondamentali per identificare chi deve essere espulso e senza un fondo rimpatri necessari nel paese d'origine. I CIE servivano quando sono stati fatti dal governo, dal ministro Maroni, proprio per quello, identificare chi non ha diritto di stare nel nostro paese e col fondo rimpatri poter prenderli e espellerli con la forza e non col foglio di via, tant'è che abbiamo casi eclatanti del questore che dal foglio di via 7 giorni per potersi allontanare dal paese, nessuno si allontana e tutti rientrano nel circolo. Non funziona quello che è stato venduto come la grande soluzione da parte dell'Europa, i ricollocamenti. Dovevano essere ricollocati in Italia 40.000, 15 più 24 eritrei e siriani in 2 anni, quindi 1.500 al mese, ne sono stati ricollocati, erano 80 al giorno, ne sono stati ricollocati 80 in un mese. Non funzionano gli hotspot. Addirittura oggi veniamo sanzionati da parte dell'Europa, quindi oltre a essere cornuti siamo anche mazziati, perché dicono siete furbi, ne sono entrati 150.000, 100.000 li avete fatti passare. Attenzione, questi 100.000 che l'anno scorso giustamente l'Espresso definì 100.000 invisibili, mica sono andati tutti in Germania, in Svezia, sono rimasti qua sul territorio.